al presidente dell'Unione Sportiva Acri qui per ridare anche, no, forza e voce alle società di base del territorio. Sì, penso che questo sia un momento necessario, sia in questa fase storica del paese, sia proprio per fare in modo che non rimanga lettera morta tutto ciò che abbiamo detto e fatto in quella meravigliosa convention di un anno e mezzo fa. Abbiamo raccolto le istanze delle società, abbiamo cercato di fare una proposta di legge attraverso gli onorevoli di nostro riferimento. Adesso però è importante rincominciare a rilanciare, non farci sommergere dall'instabilità politica, dalla crisi economica, e riuscire oggi anche a fare una proposta che vada oltre la conferenza stampa e che ci riveda insieme in un momento importante, magari di attività sportiva nel futuro. Le società sportive quindi non più anche come ammortizzatori sociali, no? Perché le famiglie non ce la fanno più. Sì, questo è un tema, secondo me, è il tema centrale. Le famiglie in questo momento si trovano di fronte a delle scelte spesso drammatiche. Importante far capire che lo sport, l'attività motoria siano dei beni primari e non marginali, perché le scelte si orientino in quella direzione, perché le famiglie capiscano il senso dell'importanza di questa scelta e non ne paghino solo in termini di tributi economici la loro partecipazione. Grazie e in bocca al lupo. Grazie Presidente.